qualche minuto, qualche attimo prima della consegna della prima borsa di studio dedicata a Francesco Montefinese. È con noi il figlio Antonio, che ha ereditato un testimone pesante. Francesco, non a caso, questa sera viene ricordato con questa borsa di studio e con l'ennesima replica di Maria Barbella, lo spettacolo originale della Compagnia Senza Teatro, a cui Francesco era molto legato e aveva contribuito a rafforzare questo legame tra Ferrandina e gli italiani al di là dell'oceano. Antonio, una missione, diciamo così, che continua. Certo, facciamo questa serata nel ricordo di papà, perché diciamo papà è stata una persona onnipresente, è stato sempre presente con tutti, l'ha fatto con il cuore, con affetto, con la Compagnia Senza Teatro, portandolo appunto a Toronto e con uno spettacolo di Maria Barbella. Antonio, io dicevo qualche giorno fa a Davide e ad Adriano, per una strana combinazione del destino, quando Francesco ci ha lasciato dall'altra parte del mondo, è venuta fuori la pronipote di Maria Barbella, che Danna Pucci aveva cercato invano per anni. È un segno del cielo anche questo? Sì, sicuramente è un bel segnale, un bel segno. L'idea della borsa di studio come vi è venuta? L'idea della borsa di studio ci è venuta perché volevamo appunto lasciare un segno, un bel gesto su Ferrandina, diciamo, e non portandolo a livello appunto di ricerca nazionale, lasciando un bel segnale, un bel gesto all'interno del nostro paese, insomma. Siamo qui con Idanna Pucci, che ci ha fatto scoprire la storia straordinaria di Cora Slocum e di Maria Barbella, e con la pronipote di Maria Barbella, Linda, sbucata dagli archivi e dal un albero genealogico che sembrava non avesse altri rami dopo quello di Maria. Idanna, che emozione è stato incontrare Linda, rendere reale un incontro che è stato possibile grazie all'azione straordinaria di Cora. Dunque, Linda si chiama Bruno di cognome, perché Maria Barbella, quando uscì di prigione e fu salvata dalla sedia elettrica, sposò un ragazzo arrivato da Ferrandina, Francesco Paolo Bruno, che sarebbe il bisnonno di Linda, e fu un matrimonio organizzato, frettoloso, lei non l'aveva mai visto né conosciuto, e i genitori combinarono questa cosa. È stata una grande emozione, perché io la cercavo da 20 anni, cioè da quando ho scritto il libro. Ora adesso ci sono delle nuove edizioni del libro, eccetera. Però è successo il miracolo, perché ci sono 250 milioni di americani, molti sono i migranti italiani di quell'epoca, e è proprio come cercare un ago in un pagliaio. Linda cercava il certificato di nascita dei suoi bisnonni, perché voleva che sua figlia Gianna, che adesso ha 14 anni, potesse avere la cittadinanza italiana. E si può in America solo col certificato, in effetti, del bisnonno, nemmeno della bisnonna. Ma Linda sapeva che fossero di Ferrandina le sue origini, solo che era italiana? Sì, solo che era del sud Italia. Qui presente con noi c'è anche suo padre, Maria Barbella era sua nonna. La nonna. E oggi mi ha detto, mentre passeggiavamo per Ferrandina, mi ha detto: pensa un po' che un anno fa io non avevo idea da dove venivamo e ora mi trovo nella cittadina di origine. Probabilmente questo non sarebbe mai successo senza l'internet, perché in America c'è un sito, Ancestry Inc., che prima di tutto si deve iscrivere. Poi fa una domanda: Francesco Paolo Bruno era il mio bisnonno, era sposato con la mia bisnonna, come Maria Barbella. Qualcuno sa, ed è come un Facebook dentro l'Ancestry Inc. E questa domanda va dappertutto. I knew absolutely nothing, I only knew her name. It is, I'm going to echo the words of Idanna, that it is a miracle that I have found out so much about my grandmother. I have connected with Idanna. It's wonderful. I'm so happy. Il nonno non aveva idea. No, nessuno.
era stato un segreto di famiglia. Di famiglia. My grandfather would never speak of it. We did ask him. Il suo nonno, che era figlio di Maria Bella, non ha mai detto una parola. Quando gli chiedevano da dove veniva, chi era, lui si rifiutava. Per cui anche per lei questo è stato un miracolo totale, e anche di trovarsi qui con me. Immagino che vi abbiano condotto dove era la casa di Maria, sì, sì, qui al Rione Piana. Che cosa ha provato insieme a suo padre? Emotional, I felt a connection to Ferrandina, to the people. It's just so emotional, I'm overwhelmed. Adesso che sanno dove è iniziata la storia, pensano di ritornare ancora a Ferrandina? Absolutely. Certo che torneranno loro. Sì, sì. Benvenute e ben arrivati. Welcome. It's my pleasure. Sì. Don, innanzitutto welcome to Ferrandina. E poi abbiamo scoperto, lei è il nipote di Maria Barbella e quindi ci restituisce un pezzo di storia che con i Don abbiamo imparato ad amare ormai da qualche decennio, ma Maria nonna ormai con alle spalle l'esperienza di Sing Sing e il rischio della sedia elettrica, che nonna è stata? Well, when I first met Maria, grandmother, I was about 5 years old. I didn't know much about her until a year ago when Adana told and I read her book and I was impressed, and it's my history, it's my roots. E non sapeva niente fino a che attraverso di me, ed è un'emozione grandissima. Lui ha visto sua nonna una volta sola. Sapeva che c'era, ma non ha avuto. She wasn't a grandmother for you that you saw every day, or no? No, only once. And my father did not discuss his family with me, although I asked him many times, but was not discussed. So I only met her one time, and that was it. Quindi anche Ferrandina magari sapeva il padre che era lì, la provenienza l'ha taciuta. It's possible there was a reason in his mind not to discuss the family. I don't know what that reason was. Until I met you and found out about Ferrandina and about Maria. Bene, grazie ancora e ben arrivato.